Allora, se lui è venuto a Brescia, ok, se lui è venuto a Brescia vuol dire che ha avuto tempo per a venire. A Brescia si può incontrare a metà strada, andata, si possono fare mille cose tempo. Quando vuoi conoscere una persona. Ma ho avuto voglia di andare. Scusa, ma cosa c'entri tu, fammi capire? Tu cosa hai detto? Ma tu sei, se io ho voglia, siamo in non tre qua adesso, pare parliamo no. In tre. No, invece io, appunto, appunto, però io penso che forse tu non vuoi andare oltre con me. Se tu sai che c'è anche ma Riccardo. Ma chi me lo dice a me che tu non vuoi andare oltre e mi tieni qua solo perché devo fare una prova di scorta? No, perché... Con lui fai fatte come fai le chiacchiere. No, non faccio le chiacchiere. Sì. No, le fate tu solo le chiacchiere con me. Lui fai belloccio perché vi siete baciati, capito? Fai se la dire, fai il fenomeno, non è così. No, non è così. Capito? No, non è così. E come non è così? No, non è così, perché io cioè, ti ho dato tempo, ti ho dato un momento io dovrei... per farmi conoscere, per far sì che io conoscessi te. Tu non mi... Non, Ida, cioè, ci siamo ho bisogno visti. Anche comunque di essere un po' corteggiata, cioè le donne sono così, sì, ha bisogno anche se di sentire emozioni, ma se tu mi chiami e mi dici ho finito di lavorare, allora, è così... Cioè, in una conoscenza, se scatta, scatta. Io posso uscire con te anche mezz'ora, se ti va... E di baciarmi o senti qualche emozione, le senti,